Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata di Palabar dello Sport. E passiamo subito a presentarvi i nostri ospiti di questa sera, che sono tre persone veramente che il calcio l'hanno nel sangue. Tre persone, soprattutto il primo ospite di questa sera è Mario Caminita. Buonasera. Noto DJ palermitano. Buonasera, nonché speaker radiofonico di Radio Time. Esatto. Poi abbiamo Angelo Tomasello, che veramente lui il calcio l'ha nel sangue. Lui è il mister di una squadra di promozione del Sant'Anna. Ciao Claudio, grazie dell'invito. E poi abbiamo Giuseppe Cusimano, che invece è il mister dei giovanissimi regionali e del CEI. Buonasera. Aspetta, un applauso. Il pubblico. Né a me né a lui hanno fatto l'applauso. E infatti ora rifaccio questa cosa. Allora, un attimo solo. Allora, ragazzi, Mario Caminita, noto DJ Valente. Per nulla pilotati, Angelo Tomasello, nonché e Giuseppe Cusimano. E allora facciamo l'applauso più grande l'applauso più grande al nostro ospite fisso, che è Corrado Nitto. Sono talmente fisso che dormo qua. E infatti ormai. Però Claudio, non è vero che ci sono solo loro come gli ospiti. Come puoi vedere qui c'è un grande ospite internazionale, era allenatore, grande giocatore, ex allenatore del Torino. Un applauso al grande Sinisa Majalovic. Ciao Sinisa, come stai? Di poche parole, ma... E poi il grande ex Juve, un grandissimo calciatore, centrocampista, tra i più forti del mondo, il grande Paul Pogba. Ciao Paul, come va? Detto che vuole tornare alla Juve, come potete capire. Beh, una minchiata, dai. Però queste cose tu le devi dire prima. Prossima volta ti avverto, quando porterò i prossimi ospiti. Allora, terza puntata a Palabar dello Sport. Questa sera abbiamo Mario Caminita. Mario, la prima cosa che ti voglio chiedere. Vai. Tu, che il calcio so che... La mia passione. Infatti. Ho sempre giocato a pallavolo nella mia vita. Io questo lo sapevo. Però io in questi giorni ho letto... Che il calcio è la più grande distrazione di massa. È verissimo. Solo che questa è una cosa che accade da almeno 2000 anni. Nel senso che già ai romani, quando il popolo, diciamo, fremeva perché c'era qualcosa che non andava, organizzavano Circo Massimo o al Colosseo le fiere, quindi i combattimenti, perché così distraevi la popolazione dai problemi, che mancava il pane, mancava il grano, mancava l'acqua, le difficoltà della città venivano distratte dai giochi, pane e circense, come si diceva una volta. Quindi la logica vale sempre, vince sempre. In Sud America fino a qualche anno fa, erano abbastanza calorosi, ci sono rifugi, cose, una bella partita di pallone, via, tutti allo stadio e si dimentica tutto. Infatti io nel mio programma il lunedì mattina, infatti, in genere, visto che faccio un programma alla radio, lo dico per voi che siete giovani, a quell'ora siete a scuola, io faccio un programma dove approfondisco fondamentalmente le problematiche della città, i problemi sociali, i problemi comunali. Ma visto che al palermitano medio ciò che più importa è il Palermo Calcio, io ogni lunedì mattina comincio la trasmissione, dice: ma manca l'acqua, le strade sono sporche, i marciapiedi sono divelti, ma il Palermo ha vinto, sì, e allora fottete ville, tutto a posto, non c'è problema, va tutto a posto. E questo è quello che insomma ci è il Palermo in questo momento. In questo momento ci dà gioie. Ci dà grandi gioie. Non lo so, è interrogativo. Ci dà gioie, dicevo io. Te lo sta chiedendo a te. Era una domanda. Sì, la mia era una domanda. Ci dà grandi gioie il Palermo. Con tutto ciò che Zamparini ha venduto il Palermo. Ma l'ha venduto? Sì, a quanto pare sì. L'ha venduto a una società inglese. Sì, questo. Che non si sa chi è questa. Ancora non si è capito. Cioè, però, società di capitale. Già c'è qualcuno che si esercita con l'inglese, no? Sì, sì. Il nostro Lupetto ha iniziato le lezioni di inglese per evitare che quando arrivano questi è impreparato. Non ci si capisce, anche io sto iniziando a fare un corso in inglese perché io sono stato sempre, diciamo, bravissimo in inglese. Però il Palermo, con tutto ciò che è stato venduto, continua a essere primo in classifica, 29 punti. A tre punti dalla seconda, ma devi pensare una cosa, che il Palermo gli manca una partita. Ha una partita in meno. Vedi che io le so le cose. Allora, comunque questa società inglese è bellissimo che abbia acquistato il Palermo, perché così possiamo usare l'unica frase che sappiamo d'inglese da una vita. Come è stato firmato il contratto di vendita del Palermo? Con the pen is on the table.
The pan. Una cosa so, io la volevo dire. No, io neanche lo so, io so, what's your name? My name is Claudio. Benissimo, la cultura. Dobbiamo studiare, adesso... Come si dice cornuto in inglese? Perché poi quando sei in campo... No, non lo so. Non è perché mi indica mentre dice cornuto? Non lo so. No, perché ha visto che ti sei rotto, diciamo, hai avuto un problema alla testa. Ti sei rotto le corde, come si dice. Infatti, la goliardia ci sta. E allora, il Palermo è primo in classifica. A 3 punti dalle seconde sono Pescara e Lecce, con addirittura una partita in meno. Quindi con tutto ciò che il Palermo è stato venduto e magari non è chiara questo nuovo assetto societario, continua a macinare bene. Questo mi fa piacere. Angelo, tu che sei un intenditore invece di calcio e sei cresciuto a pane e calcio. Ma sono così sicuro? Ma è così Angelo, perché ora ti presenteremo e scopriremo chi è Angelo Tomasetto. Angelo, dimmi tu, che cosa sarebbe questo Palermo, quest'anno, secondo te può realmente riuscire a salire e a tornare in Serie A? Guarda, sicuramente è l'augurio che tutti ci facciamo, secondo me le condizioni ci sono tutte quest'anno, perché si sta facendo un buon lavoro, i risultati stanno venendo, per cui sono fiducioso e me lo auguro sinceramente da tifoso, perché comunque avere il Palermo in Serie A per la città è molto importante. Sappiamo che siamo un popolo che viviamo di entusiasmi, no? Per cui ci eravamo abituati abbastanza bene negli ultimi anni e speriamo di tastare velocemente, però è vuoto, ecco. Di tastare velocemente la Serie A, che è quello che ci auguriamo e che secondo me la città merita. La città. Giuseppe, tu che sei un mister di una squadra di calcio giovanile, mi dici chi è il portiere del Palermo? Portiere del Palermo, Brignoli, grande attaccante anche. Allora, vediamo se è preparato. Vediamo la formazione, la formazione del Palermo. Vediamo. Brignoli, credo che ci sia sicuro. Poi sento ogni tanto Jajalo, Rajkovic, perché vengono al CEI con i figli, quindi mi dicono che giocano, ma non ne sono sicuro. Non seguo molto il Palermo. Difesa chi c'è? Il centrale di difesa? C'è Rajkovic, Salvi, credo, giochi pure. Struna. Però posso dire una cosa? Struna. A difesa del mister, cioè tu devi sapere che noi tecnici siamo talmente presi dalle nostre squadre possiamo stare a guardare questo è vero, per carità, perché... Ma Chimenti non gioca più nel Palermo. Chimenti? Ma neanche quando sono nato cioè, comunque non sappiamo nulla di inglese, non sappiamo nulla di calcio, però, è bellissimo però, essere qui con voi. Almeno dimmi chi sono i due attaccanti del Palermo. Sicuro Nestorovski e poi Moreo che sta giocando per ora un po' di più. E l'altro che fa prima con Nestorovski? Trajkovski. Falletti, c'è cioè pure la hanno segnato pure Trajkovski e Nestorovski. Ma il biondo palermitano che non mi ricordo come si chiama. Lagumina. No, è andato via. Non c'è più. All'Empoli. Non ha detto niente. All'Empoli, non ti ha telefonato. All'Empoli. Sono rimasto male. Gioca nell'Empoli. All'Empoli. E ha segnato l'ultima giornata di Serie A. Credo. Jajalo è il mio preferito, ve lo dico. Jajalo è il mio preferito. Jajalo. Anche il mio. No, Jajalo, anche perché è un giocatore che... No, perché ogni tanto mi invito anche in altre trasmissioni sportive per parlare di calcio, dove io non ne capisco niente. E da qualche mese, cioè Jajalo mi piace, e mi prendevano un po' in giro, dice, ma perché all'inizio evidentemente questo Jajalo... Non era un... Però io ho dato forza a Jajalo, lui sta migliorando, quindi sono contento, che procede bene, sta giocando bene. Sì, l'autostima di Jajalo è salita alle stelle, dopo i tuoi interventi. Sono contento. No, però veramente, Jajalo è uno dei giocatori però che... E Rispoli? Rispoli è stato un po' ultimamente infortunato. Quelli che mi ricordo. Entra, esce. Diga no. Chi? Diga no. Diga no. Siamo Vainati, la mia Caputo, Diga no. Spalazzi. Metti assieme un paio di generazioni. Arcoleo. Mister Arcoleo. Mister Arcoleo. Sì, mister Arcoleo. L'ho incontrato. Ignazio era giocatore. Vabbè, ma io Mister Arcoleo. Scherzi a parte. Quando Mister era Arcoleo, mio cugino era il baby girl Giovanni di Somma. Quindi diciamo che comunque Mister Arcoleo l'ho incontrato a Mondello la scorsa estate. Sta benissimo. No, ancora nel mondo del calcio, soprattutto nel settore giovanile, che si occupa di tanti ragazzi. Comunque io volevo chiedere una cosa, perché stiamo parlando un po' di calcio minore, invece vorrei parlare delle cose serie. Come ogni settimana io chiedo ai miei ospiti che abbiamo qui, cosa ne pensano invece della grande rivelazione di quest'anno? Il Castel Termini Calcio.
Castel Termini Calcio, che si sta comportando benissimo nel campionato di promozione. Siamo quinti in classifica, abbiamo vinto 3-0 qui a Palermo contro il Borgo Nuovo domenica scorsa. Cioè, parliamo delle cose importanti, parliamo. Non me ne sono occupato di questa settimana. Castel Termini, no. Cosa ne pensate? Il Villa Bate che ha fatto? Ha pareggiato 0-0. 0-0. È una squadra che io seguo molto. Non ci state credendo? No. Allora, però, Angelo, parliamo. Castel Termini, no, purtroppo mi dispiace deluderti, ma facciamo la stessa categoria, però è un girone diverso rispetto al mio. Però so che sta facendo bene, per cui benissimo. Ciò che dici confermo in pieno. Ci crediamo. Quindi siete, cioè, no, perché va, io devo rendere conto sempre alla mia squadra, speriamo di invitarli. Speriamo che vengano qui l'ultima puntata, magari. L'ultima puntata, facciamo la festa del Castel Termini. Esatto. Che riesce ad aggiungere anche la promozione. Oddio, va bene anche. No, ma cioè, però è in zona playoff. Quindi, se faccio la festa col Castel Termini, qua al palo. Va bene, allora, visto che tutti quanti noi palermitani, tranne Mario Caminita, perché sicuramente tifava per una squadra di pallavolo e non di calcio, Palermo, però. Che siamo tutti ex strisciati. Questa cosa ex strisciata, cioè se giochi sono Juventus, Inter, e Foggia, Atalanta, Juventus, Inter e Milan, tutti i palermitani siamo, diciamo, tifosi o di Juventus, Inter e Milan, no? Da piccolo, quando sei piccolo, sei quelle tipo Juventus, Inter e Milan. Allora, parliamo di la Juventus sta dominando. Secondo voi è l'anno giusto per vincere questa benedetta coppa? È l'anno giusto? Non sta gufando, non sta. No, assolutamente. Allora. Ma se l'hanno giusto, le condizioni ci sono tutte. Poi per vincere la Champions non basta probabilmente essere la migliore squadra, nel senso che ci sono tutta una serie di cose si devono mettere con cause, grazie. Però Cristiano Ronaldo, diciamo. Ecco, sicuramente diciamo, la ciliegina è stata messa, per cui diciamo, se è arrivato Cristiano Ronaldo probabilmente era proprio perché si augurano che possa aiutare la Juventus a fare quell'ultimo salto in avanti per poter vincere la Champions. Possa, diciamo, stuprare un po' la Champions. No, non utilizzerei questi termini, vabbè. però sì, dico sbagliato verbo. Però io dico una cosa che è fondamentale, no? Quando gioca una squadra italiana in Coppa contro altre squadre europee, bisogna tenere per la squadra italiana. Dico, io anche se sono, diciamo, ex strisciato milanista, tifo Palermo, però io se gioca la Juve contro il Real Madrid io tifo Juve, no? O gioca l'Inter contro il Barcellona io tifo Inter. Se io non capisco perché molti invece sono là messi a gufare contro la squadra che... Cioè, è nella domanda la risposta, perché le strisciate tra di loro si odiano, per cui chi tifa Inter vuole che Juve e Milan perdano sempre per poter dire poi su Facebook quattro polpette, sette di quelle. La logica è quella, c'è molto poco sport in questo, ve lo voglio dire. Molto poco sport. Angelo, tu gufi o tifi? No, io sinceramente non tenendo in modo particolare per una squadra, sono tifoso di tutte le squadre italiane quando giocano in Europa, per cui anch'io, diciamo, sono d'accordo con te, nel senso che io tifo sempre. Tu tifi sempre. Bravo. No, mi piace. Io credo che la caratteristica del tifoso, appunto, interista, milanista, juventino, sia quella proprio di cercare di irridere il più possibile il tifo avversario, quindi diciamo ci sta. Penso che poi alla fine fa piacere avere quattro squadre in Champions, tutte all'ultimo turno con la possibilità di passare. Certo, chiaramente dico, da interista spero che la Juve arrivi nella peggior condizione possibile. Si è dichiarato subito. Io sono molto d'accordo. Fagli un colpo di... Parte un applauso spontaneo degli sportivi, ragazzi, perché molti di loro saranno. Facciamo una statistica. Buonasera. Quanti juventini ci sono fra voi? Juventini. Alzate la mano. Sì, infatti è gente che non gioca 4, mai con me. 5. Interisti? 1. E milanisti? Io! Milanisti, bravi! Bravi! I papà saranno di Forza Italia. Quando ero piccolo io, Fiorentina, c'è qualcuno? Fiorentina, no, Fiorentina non può. Non...
Quando ero piccolo io, tutti dicevano o Inter o Juve, neanche il Milan. No, non è vero, no, perché no, io sono milanista. Sì, ma noi ci togliamo più di 10 anni, secondo ma me. Ma che dici? Io ne ho 54, Claudio. No, più non sono, 9. E ti che quando io ho 6-7 anni e tu non c'eri, non esistevano. C'era Inter e Juventus. Dipende dal periodo, storico. Parlo di anni probabilmente in quegli anni il Milan era in Serie B. Quindi negli anni 90 Allora io vi racconto perché sono diventato tifoso del Milan. Al paese di mia madre c'erano due fazioni, Juventus e Milan, no? Il Milan quell'anno è sceso in Serie B, talmente mi ha fatto pena questa squadra, perché io sono sempre per, diciamo, perché ha bisogno, ho iniziato a tifare Milan per questo motivo, cioè il primo anno da tifoso milanista. Ah, per questo continui a votare il PD? Non voto il PD, e non si dice quello che voto, si scherza, voto si scherza. Il PD. Il principio è quello. Che cosa che ha fatto? Vabbè, comunque, e io ho iniziato a fare il Milan, il primo anno di Milan in Serie B. Ma anche la Juventus è stata in Serie B. Sì, ma là no. C'è solo una squadra che non è mai stata in B. Io un po' contento. Ero un po' contento là. No, hai visto? Vabbè, allora. C'è solo una squadra, come diceva Corrado, che non ha mai fatto la Serie B, e non è il Frosinone. E non è te, qual è? L'Inter. Penso di sì. L'Inter. Vabbè, dove è andato? E spari, ogni tanto sparisce. No, così. Scusa, scusami, metti... così per ricordarlo, io volevo. Però mi domando una cosa, milanisti e interisti: il fatto che la proprietà delle squadre appartenga a paesi dell'est, che mi pare sia. Ora sì. È giusto. Siamo un po'. Cioè, come la vedete? Che fa... Trasponiamo la, la vediamo con gli occhi a mandorla, è un po' male. Non è una cosa semplice, no? Anche da capire. Un po' meno il Milan, perché secondo me il Milan c'è un'operazione di Berlusconi che sta facendo finta di, quindi lui rientra. Ma c'è Leonardo, Maldini, nel Milan, nell'Inter è chi ha tu e Lai, Mazze, tu. Zanetti e basta. Che è argentino, però. E Vandanara. Vandanara è argentino. Vandamarchi. Vandanara. Ah, ho capito, Vandamarchi. Va bene, e allora parliamo di calcio alla serio, calcio serio. Angelo Tomasello è un mister di una squadra di promozione, però dobbiamo dire una cosa di Angelo che è fondamentale. Angelo è uno dei tecnici, diciamo tra virgolette, emergenti, tra quello che si dice in giro, tra i più bravi che abbiamo a Palermo e in provincia. Perché, perdonami se sbaglio, hai centrato due promozioni due anni di seguito, sì. Giusto? Quindi sei passato dalla seconda categoria alla prima categoria, dalla prima categoria alla promozione, ma la cosa bella che Angelo continua a portare avanti il progetto della stessa squadra, cioè lui ha centrato la promozione dalla seconda alla prima e dalla prima alla promozione con il Sant'Anna, e lui ha sposato questo progetto del Sant'Anna. Sant'Anna della scuola Sant'Anna delle Suore? No, è una società di Santa Flavia. Santa Flavia. Perché, la scuola di Santa Flavia, per fare l'hanno chiamata Sant'Anna. Devo fare una cosa, io mi chiamo Santa Flavia, no, ci chiamo Sant'Anna. Ma perché si chiama Sant'Anna? Si chiama Sant'Anna perché, diciamo, il fondatore della scuola si chiamava Anna. Si chiamava No, non lo so. No, la chiesa, diciamo, principale del paese. Ah, si svolgeva nella chiesa. Sì, okay, la chiesa di Sant'Anna. Quindi a Santa Flavia c'è una chiesa che si chiama Sant'Anna. La chiesa, perché sono devoti il fondatore della società. 10 anni fa, mi pare, più o meno, hanno fondato questa società, questa associazione che si è dedicata ai primi anni a fare terza categoria, settore giovanile. È nata questa società, poi da, come diceva Claudio, 2 anni fa, così per gioco, quasi è iniziata questa avventura in seconda categoria con un gruppo di ragazzi locali. Io, Claudio lo sa bene perché comunque con Claudio mi lega, diciamo, un'esperienza calcistica, abbiamo un'esperienza calcistica in comune a Villabate, siamo stati qualche anno assieme, per cui ci conosciamo abbastanza bene. Questo è il motivo per cui mi hai invitato, perché ci conosciamo. È bello questo, ti ho invitato perché ti stimo, non perché sei stato Niente, quindi ho fatto diversi anni anch'io di settore giovanile. Dopo questi anni di settore giovanile ho pensato a un certo punto che mi era venuta quasi la voglia, diciamo, di confrontarmi un po' con i grandi.
Chiaramente non mi cagava nessuno, quindi sono andato in seconda categoria. Lo so bene. No, ma non è facile, cioè non è, diciamo, nel calcio molto difficile farsi notare, trovare squadra, sai, facilissimo nel calcio. Posso immaginare. No, come la musica. Come le band emergenti, le band che fanno tutti, cioè è come se a Palermo fai inediti. Capito? Quindi praticamente un suono. Giusto. No, Palermo è una situazione strana in tutti i campi. Lo vedo un po', vabbè. Dal punto di vista musicale, Palermo. Ci possiamo lamentare. Ci possiamo lamentare. Però ti stupirò. Mi stupirai. Non subito, tra un po'. Va bene, allora, questa è una cosa. Diciamo, Io ho sì giocato a pallavolo. Però ho giocato anche come terzino fluidificante nell'Euras. Conoscete l'Euras? Io sono rimasto all'Eurospin. L'Euras era una compagnia di assicurazioni che aveva una squadra di calcio che si chiamava per l'appunto Euras, e io ho giocato come terzino fluidificante per ben 3 mesi e mi allenavo al Solarium in Romagnolo. Sì, al Solarium. Il campo del Solarium, e io ho giocato per 3 mesi come terzino fluidificante. Con ottimi risultati. Ma devo dire che ho fatto un paio di partite, una contro l'Amat, allievi. L'Amat, bellissimo. Perché cross l'hai messo? No, ero terzino, cioè fluidificavo. Nelle partite contro l'Amat? No. Sì, esatto, spingevo, più che altro correvo. Poi dopo che ho capito la differenza tra il calcio e la pallavolo, è che non c'è il contatto fisico nella pallavolo. Infatti. È un po' più nobile, diciamo, senza nulla togliere al calcio, perché quello è più macio sicuramente. Però ok, la sfida, ma picchi, ma piggare a cavo c'è tutto il tempo nei piedi. Allora vedi che io sono terzino, dovrei essere io a farlo, non lo faccio, lo fai tu. Quindi dopo un po' di contatti abbastanza difficili, ho detto, sapete che c'è? Andate a vedere, vado a giocare a pallavolo. E sono tornato a giocare a pallavolo. Quindi per 3 mesi ho giocato a calcio. Un applauso a Mario per questa cosa. No, perché tra l'altro, aspetta, ho fatto il provino e mi hanno preso, capisci? Non è perché, quindi mi hanno scelto. Ci sei andato proprio tu, spontaneamente. Dici, io voglio fare il provino per giocare. Esattamente. Perché chiaramente anch'io da bambino giocavo per strada a calcio come tutti, come si faceva una volta. Non so se i ragazzi di oggi giocano per strada a calcio. E questo è quello che manca. Ormai devo dire di sì. Sembra una stupidaggine, ma non lo è. A 5 anni. Le partite dell'Amat, per entrare allo stadio ti davano un biglietto. Un'ora e 50 da 90 minuti. Da 90 ore e mezzo. Lo dovevi convalidare. Lo obliteravi e non ci avevi giocato. Era proprio così. L'Amat così era. C'erano quelli abbonati pure. Tu lo sai chi è che giocava nell'Amat? No. Totò Schillaci giocava nell'Amat. Ed era anche nella rappresentativa siciliana. E in quell'anno il presidente della rappresentativa siciliana era anche il presidente dell'Euras. Oh, ma è preparativo, cioè è preparativo. Facciamo un applauso di 12 ore per Mario. Diciamo, si è diventato un tuttore. Per questo mi chiamano le Mario, mi sembra come quelli che quando eravamo al liceo arrivavano la mattina dicendo non so niente, poi li interrogavano e pigliavano 10. Bravo. È proprio quello. Allora, ritorniamo a parlare con Angelo di promozione eccellenza. Allora, domenica cosa è successo? Domenica abbiamo perso a Cefalù, purtroppo. A Cefalù, ma il Cefalù. In casa della capolista, per cui anche se l'abbiamo fatta. Saluto il sindaco che è mio amico. Ah, perfetto. Il mister del Cefalù, della Cefalarium, è amico mio, Giancarlo Ferraro. Un grande mister Giancarlo, è stato un piacere rivederlo. Niente, abbiamo fatto un po' soffrire comunque, per cui siamo chiaramente non contenti perché abbiamo perso e quindi non abbiamo portato nulla a casa, però i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, per cui tirando un po' le somme a livello generale dell'annata siamo quasi a metà, manca l'ultima partita per 20 punti, dai, sei giocato. Play-out, fuori zona play-out, sei quasi in zona play-off. Sì. Giusto, no, perché alla fine mancano, penso, manca l'ultima partita per chiudere il girone d'andata. Siamo in linea con quelli che erano i programmi di inizio anno, siamo soddisfatti. Qua, Sant'Anna. Eccolo là, Sant'Anna. Stai andando bene, no? No, non lo dico io, sto andando bene, siamo sereni, stiamo lavorando, la società non mi ha messo alla porta. Sei sul lato destro della classifica. No, guarda, Manca 4 squadre a 20, una avrebbero puntura. Potuto mettere all'altro lato. Ecco, ma spiegate questa cosa che non l'ho mai capito. Perché c'è la differenza. Differenza reddito. Ok. Quindi ci sono dei fatti. La classifica avulsa. Che non capisco. La classifica avulsa, queste sono cose moderne. No, ora vediamo come te ne esci. Che cos'è la classifica avulsa? Devi contare le partite che hai vinto in casa, le partite che hai vinto fuori casa, le partite, gli scontri diretti fra le due squadre. Ah, okay. È tutto un meccanismo. Ah, me ne sono uscito bene, no?
Sono, potevano fare in ordine alfabetico, c'è una logica perché si fanno queste considerazioni, perché a fine di qualcosa dice ah, tu hai fatto questo, questo e quello, che poi la differenza in reti so che sono valori sì, e poi a secondo E quindi allora ok, no, perché a favore anche di chi ci segue, certo, certo, assolutamente. Allora, un pregio di Angelo è quello di lanciare tanti giovani nel mondo del calcio, anche perché lui viene da mister del settore giovanile, quindi ne conosce tanti e ne ha lanciato ultimamente in questi 3 anni. Sono tanti i tuoi ragazzi che ti hanno seguito, sì, dal settore giovanile, sono venuti con te, ma continui a lanciare tanti ragazzi. Io so, sì, che tu hai un'attenzione particolare ai ragazzi. Sì, diciamo che questa è una delle caratteristiche principali del nostro percorso che stiamo facendo a Sant'Anna, mio chiaramente, ma principalmente la società, perché poi se non c'è una società che sposa quelle che sono le nostre idee di noi tecnici, non possiamo applicare appunto quello che abbiamo in mente. Il nostro è un gruppo giovanissimo, considera che solitamente nell'11 iniziale, nelle ultime partite, 5-6 ragazzi sono del 99, 98, 90, 2000, per cui i nostri grandi sono 95-96, per cui... Siamo una squadra giovanissima. Siamo una squadra molto giovane, per cui ci vantiamo in un certo senso anche di questo, perché comunque io sono convinto che specie in queste categorie è anche più, come dire, più semplice, se vogliamo, riuscire a fare calcio, perché comunque trovi delle menti comunque predisposte anche all'apprendimento, e la società, diciamo, mi sta mettendo nelle condizioni di poter applicare, diciamo, questa filosofia. Chiaramente i risultati in questi anni ci hanno dato ragione, perché come ricordavi poco fa tu, abbiamo avuto la fortuna di fare questo doppio salto in 2 anni. Chiaramente questo è un anno diverso, perché la promozione già rispetto alla prima categoria, diciamo, è un campionato è salito abbastanza un po' impegnativo, ma devo dire, ragazzi si stanno disimpegnando molto bene. Abbiamo avuto anche degli innesti chiaramente di ragazzi che, pur essendo giovani, hanno grosse qualità, nel senso che comunque hanno avuto anche qualche esperienza, qualcuno anche in eccellenza, in promozione, per cui stiamo facendo un certo tipo di lavoro e quindi siamo contenti di quello che stiamo portando avanti. Allora, per restare al calcio tipicamente dilettantistico, parliamo un attimo dell'eccellenza. La classifica è al vertice, cambia continuamente, sì, invece le ultime, diciamo tra virgolette, sono quasi ormai spacciate, no? Licata e Canicattisi giocheranno il campionato, ormai, diciamo, ci può essere una sorpresa il Sant'Agata o il Marsala, per il resto, diciamo, c'è poca roba, no? Sì, sicuramente. Giù si pensa che ormai i giochi sono fatti, no? Caccamo Castelbuono, anche se il Caccamo con il cambio di mister sta cominciando a fare qualche punto, ma il Castelbuono a 2 punti. Abbiamo Licato a 34 che ha scavalcato questa settimana il Canicattì 33, e poi abbiamo Sant'Agata e Mazzara, come dicevo, a 28 e 26. Le altre, Dattilo potrebbe essere una sorpresa, ma una sorpresa particolare quest'anno è la Parma. Un po' quando stai, quando vai troppo per lungo, io ti. Una sorpresa particolare, però, quest'anno è la Parma, sì, sì. 24 punti. Sta facendo molto bene, anche lì stanno portando avanti un progetto con tantissimi ragazzi giovani. E sicuramente sta sorprendendo la Parma, un ballo in eccellenza. Sì, perché sono molti ragazzi. Sì, sì, sta sorprendendo. Per quanto riguarda il vertice, chiaramente la lotta è delineata. Io, come dicevo poco fa, chiaramente non possiamo seguire altri campionati perché siamo presi dai nostri. Però ho avuto l'opportunità di vedere una partita delicata quest'anno, un sabato, che giocava qua in provincia, e devo dire che mi ha veramente impressionato. È una corazzata questa squadra. No, poi Licata ha un bel pubblico. Sì, sì, molto seguita. Ma Licata ai tempi fu una grande squadra di Serie B, credo. Arrivò fino alla Serie B. Sì, Serie B. Serie B. Quindi ha una grande storia calcistica. Assolutamente. Va bene, invece andiamo all'altro girone della promozione. Tu sei nel girone B, credo. Girone B. Invece c'è il girone A. Il Castel Termine è il girone A. Allora andiamo a guardare il girone del Castel Termine, il girone A di promozione, dove c'è il nostro Castel Termini. E come diceva Corrado, il Castel Termine è al 5° posto con 26 punti. Il primo è il Salemi. E l'altra sorpresa, l'Oratorio San Ciro e Giorgio, che è la squadra di Marineo praticamente. Assolutamente. Don Carlo Misilmeri è a 29, Monreale Calcio a 29, cioè c'è una bella classifica di qua. Da questo lato abbiamo il Borgo Nuovo, ormai
si può dire difficile che possa... È certo che hanno vinto il Borgo Nuovo. Però, allora, però la settimana precedente il abbiamo vinto col Villabate 4-0. 4-0. Non è tanto messo bene, però diciamo, no, però 26 punti del Casteltermini sono 8 vittorie e 2 pareggi, 4 sconfitte. 8 vittorie, quindi pareggio, con 8 di queste squadre abbiamo vinto. Certo, alla fine è ragione. Mi sembra, vabbè, è la situazione qua. Qua c'è più equilibrio, c'è più equilibrio. Domenica c'è stata una partita importante, c'è stato Don Carlo Oratorio San Ciro contro il Don Carlo Aurium Silmeri. Ha avuto la meglio la squadra di Marineo. Vabbè, al 93esimo. Al 93esimo, per cui è stato uno scontro diretto, però come vedi sono quattro squadre in tre punti. Io continuo... Però no, belli quando i campionati sono così, eh. Io mi ricordo Custe Palermo Villabate 2 anni fa, è stato bello fino alla fine. No? Lo scontro diretto che ha deciso il campionato. Quando sai, quando è così è bello il campionato. Chiaramente lì la sorpresa è un po' l'oratorio San Ciro. Io, nonostante la sconfitta domenica, penso che comunque la squadra più attrezzata rimane il Don Carlo Aurium Silmeri, per cui secondo me ci saranno le condizioni per poter vincere il campionato. Quando giocano l'oratorio San Ciro e San Giorgio contro, è un derby contro il Misilmeri. Sì, perché Marineo c'è Bolognetta, c'è? Non c'è. No, Bolognetta non c'è. Bolognetta non c'è più, no? No, Bolognetta non fa, da quest'anno non ha fatto attività. Ma il Bolognetta è sparito. Scorso non anno ha fatto un campionato di terza categoria, quest'anno niente, no, Bolognetta è sparito. Va bene, e allora, mettiamo di lato quello che è il calcio di eccellenza e promozione. Io posso fare una domanda che c'entra poco con una più generica. Voi che allenate questi ragazzi così, non li vedete un po' omologati, un po' tutti uguali? In che senso? È quello che dobbiamo riuscire a non fare. Non mi stanno guardando tutti uguali, cioè, vabbè, male, perché sono tutti uguali, perché hanno tutti la stessa tuta. No, intendevo dire, io li vedo un po', non c'è più quello con i capelli lunghi, un pochino, sono tutti troppo svegli, no? Ma che portano i capelli, cioè io non sono tecnico, parliamo di cose, si tagliano i capelli ragazzi, ma io parlo anche di, nel calcio, per esempio in Serie A, cioè, non ci sono tagli alla Gomorra, atleti, non c'è più non ci sono tagli alla Gomorra, no, no, secondo me qualcuno, forse qualcuno l'ha mascherato, però non ce n'è, cioè, poi giocano in pantaloncini, che non è altro che dire, tagli alla Gomorra, un risvoltino, però, un po' alto, però allora va di moda oggi nel mondo del calcio il tatuaggio, no? Tu ora li vedi anche nei campionati promozione, eccellenza, prima categoria, tipo iper tatuati, come se il tatuaggio tu... Ma sono già maggiorenni? Ma alcuni sì, ma alcuni no. Cioè, ora lo vedi dal tatuaggio, come diceva De Gregori. Cioè, proprio, esatto, sì. Dal tatuaggio e dalla fantasia, certo. Quindi un po' come nella musica. Sì, esatto. Non conta che sia una bella canzone, conta se fai... Se hai il capello... Un po' strano il tatuaggio. Sì, li vedo un po' troppo vanitosi, non c'è più. Mi dispiace. Franco Baresi, che era orgogliosamente brutto e male. Benetti, Romeo Benetti. Ora, a parte Rodrigo Taddei, diciamo che sono Evani, troppo curati. Berico Evani era molto brutto. Per non parlare di Taddei. Taddei, ma. Taddei della Roma era il più bello di tutti. Vabbè. No, non mi hanno risposto. Però. Diciamo che la cultura del cappello nella categoria... Tu c'hai i capelli alla Gomorra! No, questa dei capelli qui è, diciamo, una scommessa con loro. Sempre che così si dice. Mi sta... No, è veramente sì, mi è costata diversi soldi, abbastanza soldi, ed è cominciata 6 domeniche fa. Abbiamo cominciato a vincere... E quindi devi portare i capelli. Abbiamo perseguito la linea della corretto. Vittoria. Ah, questo per questo. Sì, diciamo, è una cosa. Io vinco ogni domenica. Con Angelo ha la fortuna. Angelo ogni domenica ha la fortuna. Inutile dire che io non vinco mai. Ma neanche io vinco mai. Io no. Se ogni tanto dai, qualche completo lo fai. Va. Dai, momento quiz. Momento quiz. Io volevo sapere, da Mario no, perché la saprà. Hai capito che so. La sa. Dai mister, sapete almeno 3 canzoni italiane che parlano di calcio? No. Via il cronometro. La leva calcistica del 68. Vai, vai. Ce l'hanno suggerite, ragazzi. Una vita da mediano. Vabbè, sì, ci siamo, poi... La terza. Pazza Interamo. No, gli inni non valgono. Dai, sennò... La terza. Cosa? La terza.
i ragazzi mi si Celentano contava qualcosa con San Siro, cosa non so. No, Lucia San Siro. San Siro Vecchione. No, Vecchione. Vecchione. Ah, Vecchione. 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 Quindi adesso li facciamo cantare. Ecco. Come ogni martedì. Tutto, va lui. No, io come io ogni giornata. Posso fare sarabanda ma non canto. No, no, dobbiamo cantare, guarda. No, no, non ti accorgo. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Io devo continuare a cantare. Sì, vai. No, non ti ho detto una cosa, Claudio. Io in merito alla musica italiana sono tanto ferrato quanto nel calcio. Quindi diciamo che ho delle lacune, conosco le cose. Posso suonarla però se mi dai gli accordi. Prego. Però mi devi dire quali sono gli accordi. Applauso. Cioè, non la conosco. Re maggiore. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. No, però vabbè, lo sai. Fottete. Si minore. Sole che batte sul campo di pallone. Sol. E terra e polvere che tira vento. Poi magari piove. 3/4. Nino cammina che sembra un uomo. Si minore, sempre le stesse quattro. Con le scarpette di gomma dura, 12 anni e un cuore pieno di paura. Si minore diminuita settima, rivolto con il basso in si. Come vi sembra? Come vi sembra? Bravo. Sol. Va bene, facciamo così. Fingete che sia andato tutto bene. Almeno faccio qualche cosa. Va, però io dico, se ad Angelo fai cantare Liga, Angelo ci viene. Almeno una strona, un pezzettino. No, comunque la donna cannone la sapevo. No, l'inizio. Una vita da mediano. Io Liga, io sono come a te nel calcio. Lui lo sa che adesso tocca a lui. Dai, cioè, devi salvare la baracca. Dai, salva la baracca. Triade. I ragazzi, magari. Ragazzi, la sapete. Una vita da mediano a recuperar palloni. Tanto senza piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano, vai là. Dei compiti precisi a coprire certe zone, a giocare generosi sempre lì in mezzo. Io non ci volevo venire, cioè, nel senso, no, scherzo. Facciamo un applauso. E allora sono più ferrato su musicisti ex calciatori, quello magari sì. Che cosa? Sono più ferrato su musicisti ex calciatori. Musicisti ex calciatori? Uno in particolare. Julio Iglesias. No. Allora due. Giocava in porta nel Real Madrid. Bravo. E poi? Rod Stewart. Ma ce n'è anche cosa, come si chiama? Quello famosissimo. Vai, ditemelo. C'era uno che giocava a calcio. Bob Marley. Ma non giocava in una squadra? No, ma giocava a calcio. Vabbè, tirava. No, per hobby. Aspirava. Cioè, era l'Apo, Juventus, altre cose. Quello era Diego. Era bravo a tirare. Va bene, parliamo del CEI con Giuseppe. Oh, finalmente parliamo del CEI. E parliamo della sua categoria, i giovanissimi under 15 regionali, no? Sì. Allora, domenica. Cosa avete fatto domenica? Domenica abbiamo giocato in infrasettimanale il venerdì, perché domenica era, vabbè, sabato era l'Immacolata, quindi abbiamo anticipato al venerdì. Abbiamo giocato a Villabate. Villabate sempre, non sempre punto, gira sempre su Villabate. Che fino al turno precedente era secondo in classifica, come potete vedere. È una partita che è stata una bella partita, una partita di categoria. Villabate non perdeva dal primo turno di campionato contro il Calcio Sicilia, che ha fatto fin qui percorso netto. Ma il Calcio Sicilia lo so, 36 punti. Sì, testimonia il fatto che non ne perdono una. Sicuramente la bontà della squadra del Villabate, di Giuseppe Cacciatore, che come ogni anno
cerca di rendere la vita difficile a tutti. Devo dire che è una prova di carattere, è una prova tecnica importante a parte dei ragazzi. Veniamo da 8 risultati utili consecutivi. Purtroppo in questo momento, anche se la classifica sorride, paghiamo un inizio un po' non propriamente consci delle proprie possibilità. Siamo partiti un po' a rilento, abbiamo lasciato qualche punto con Tommaso Natale, abbiamo pareggiato. Ma anche Natale, anche Natale con la Stella d'Oriente. E adesso si è ripreso, domenica ci aspetta, sabato ci aspetta questa grande partita col Calcio Sicilia. Ah, quindi avete lo scontro al vertice, quasi al vertice. Diciamo che per noi loro fanno un campionato a parte, perché con noi la società nostra, diciamo così, non ha una società che fa selezione, è una società aperta a tutti, alla categoria under 15. Rispetto al Calcio Sicilia, quindi con lo spirito sportivo, sì, nel senso, okay. Propriamente, tra l'altro dico che è un istituto gesuita, quindi molto lo spirito dell'aggregazione è quello che vince su quello calcistico. Il Calcio Sicilia ha la possibilità di scegliere fra 90, 100 di ogni categoria, quindi diciamo è un po' un Davide contro Golia. Stiamo bene in questo momento, dico, inutile nasconderci. E proveremo a giocarcela, dico. Poi beh, per la legge dei grandi numeri, 11 vittorie. Hanno il Padre Eterno dalla loro parte, sì. Giustamente. Non abbiamo cominciato a pregare, certo. Qualcosa è venuto fuori. Lavoro poco, preghiera tanta. Preghiera tanta. Vabbè, ma CEI esattamente che significa CEI? Centro Educativo Italiano. Ah, no, scusa. Centro Educativo Ignaziano. Ignaziano. Pensavo Conferenza Episcopale Italiana. No, esageriamo. No, pensavo Centro Esportivo, quindi spazio che diventa Esporto, no? Poteva anche essere, sì. Ma il CEI, dove voi dove avete la vostra sede? La nostra sede è in via Terrasanta, all'interno dell'istituto, quindi è un istituto comprensivo scuola elementare, media e superiore. E come via Terrasanta? Via Terrasanta, una traversa di Viotto Arbartolo. No, lo so dove è la via Terrasanta. Sì. Ma dov'è? Palermo. No, lo so. Non capito. Cioè, sì. Io. Il CEI non sarebbe il Gonzaga? Sì. Via Marchese Ugo, via ex, come si chiama? Mario, sì. Ma è poi normale che siano terzi in classifica? Perché? Cioè, è una squadra gesuita, stanno in Terra Santa per forza, cioè, è normale, è chiaro che hanno degli aiuti. Hanno degli aiuti notevoli, notevoli. Dov'è? A che altezza vi terreno? Uno è Trino, come l'ingresso di Terra Santa. Ah, ok, ok. Allora, avete risolto adesso? Abbiamo risolto con Google Maps. Che ha un ingresso di via Terrasanta, Google Maps. Ho capito, ho capito. Quindi voi... Sono curioso, devo sì, sapere. Io all'interno della struttura, oltre la scuola, c'è una palestra al chiuso per i ragazzi della scuola e per i ragazzi dell'attività. E poi il centro ha diversi campi a 5, un campo a 7 e un campo a 9, ecco. Che è dove ci alleniamo noi. E tutta l'attività la svolgiamo lì, tranne le partite chiaramente che giochiamo sul campo di Tommaso Natale di Giacomo Tedesco, dentro casa. Giocate là. Va Pensa bene. Che quando io giocavo a pallavolo alla 37esima, alla mia scuola media, il tetto della palestra era alto 3,5 metri. Quindi che facevamo? Quindi non potevamo giocare a pallavolo, però se pioveva quella avevamo. Non è chi niente, come si può dire. E invece no, no, campo a 5, campo a 7, campo a 9, campo a 10, 11. No, l'11 non ce l'hanno e vanno in uno dei migliori campi di Palermo. C'è il CEI, ragazzi. Facciamo un applauso al CEI. Bravi, bravi. Sostegno ai giovani sportivi, bravi, bravi. Vabbè, allora. Ma a parte lo scherzo, si scherza noi, però ovviamente il CEI rispetto a tutti i problemi che ci sono qua di campi di certo, Palermo, magari hanno fossero una tutti, grande fortuna loro. Magari fossero tutti sì, gestiti sì. Così. Magari diciamo tutte le scuole calcio hanno questa fortuna. La situazione dei campi, delle strutture sportive a Palermo non è delle migliori. Dico, basti pensare poco fa, abbiamo parlato della Don Carlo, ma anche il mister. Dico, in questo momento, nonostante un grande impianto a Santa Flavia, sono costretti a giocare a Carini. O Misilmeri, che è il mio paese, è un paese di 30.000 abitanti, è costretto a spostarsi a Ribolla, con la situazione degli impianti non è delle migliori. Dico, noi tra virgolette siamo dei fortunati rispetto a quello che in giro Palermo offre. Speriamo che la situazione, diciamo, per tutte le società migliori, perché altrimenti diventa difficile giocarsela con tutti, perché se poi vai avanti nelle fasi nazionali,
La gente ha delle strutture importanti, la, secondo me, mister, correggimi, ma la struttura ti aiuta tanto. Eh beh, certamente. L'altra volta, nella puntata precedente, abbiamo parlato dei campi di Palermo e cose varie, abbiamo scoperto... Il solarium, dove giocavo io, c'erano le pietre. Sì, ma ancora così, non è che è cambiato... appunto, non dico, se cadevi ti facevi veramente male. Ma se cadi oggi al solarium ti fai veramente, male. Invece, scusa, il centro Sicilia di Calcio Sicilia. Calcio Sicilia, ecco... Secondo me la classifica... Ma di che città è? Di Palermo? Palermo. Queste squadre tutte palermitane. Testimonia il discorso che stavamo facendo, perché il Calcio Sicilia, dico, è un impianto con due campi a 9, due campi a 7, due campi a 5 e un campo a 11. Secondo me 36 punti non li fai a caso, cioè sono 11 vittorie, 12 vittorie. Secondo me questi risultati li fai perché hai degli impianti importanti e quindi attraverso l'impianto poi il ragazzo è affascinato. La società di chi è? Privati? Ubicata all'interno dell'ex manicomio in via La Loggia. Ah, in via La Loggia. E di chi è la società? Sono privati? Sì, un gruppo di privati che hanno costituito questo. È una bella realtà del calcio giovanile siciliano. A proposito dei campi, voi dovete pensare una cosa: il Sant'Anna, che è una squadra di Santa Flavia, una delle più belle strutture che c'è. Sant'Anna, che è la squadra di Santa Flavia, sponsorizzata dall'Acqua San Benedetto, dove mangiano patatine San Carlo. Abbiamo a che fare con le patatine San Carlo. Comunque, Santa Flavia è uno dei campi più belli della Sicilia. Ultimamente è stato dichiarato inagibile perché... Sì, praticamente non... Le tribune. No, un problema al fondo campo, dicevo poco fa al mister. C'è stato, diciamo, un cedimento proprio del terreno, per cui... Può capitare. Ma dico, Robetta, però, che si potrebbe... Però si dovrebbe risolvere, sì, purtroppo... potrebbe risolvere... Purtroppo... Invece... Viene fuori il Mario Camilita che c'è, sì, ma non è che anno siamo? Come tutti i beni pubblici, per cui laddove deve intervenire poi la politica, i tempi... Ma la politica fa quello che può. Per esempio, a Marineo Bolognetta, c'è nello svinco dove c'è la rotonda, avete presente che c'è un sottopasso, no? Sì. Che è chiuso da sempre. Sì. Sapete perché è chiuso da sempre? No. Perché lo hanno progettato, ok, devi fare un sottopassaggio, diciamo, in questo, quindi devono passare macchine, camion, e hanno sbagliato le misure dell'altezza. E quindi? È chiuso lì. E quindi? Così. Milioni, anzi miliardi, buttati. Vabbè. Ma nessuno ha intervenuto. Questo quindi campo figurati un campo di calcio che ci fa la cosa. Ma tu conosci il campo di Santa Flavia? No. Allora, ti invito a farti una passeggiata a vederlo. È chiuso. Fino a 3 anni fa era la casa della Primavera del Palermo. Per La casa della Primavera del Palermo. Ah, bello, è stato un grosso investimento proprio anche per la comunità, perché comunque la comunità sta pagando questo campo ancora, però non lo possiamo utilizzare. Ma avete un conto di quanto costerebbe metterlo a posto? Da questo punto di vista non ti so rispondere, però so che, diciamo, Mario, non è una cifra, penso intorno ai 5.000 euro, però è la cosa. 5.000 euro? Sì, ma credo di sì, perché devono semplicemente di fare quel pezzo di terreno e di posizionare il tappeto, non è... E il sindaco, se aveste il sindaco che abbiamo noi, quello... Fatto subito. Beh, il sindaco che abbiamo noi, perché io proporrei una cosa. Ognuno di noi è un sindaco diverso. Io ho la soluzione. Aspetta, tu di dove sei? Di residente Castel Termini, Villa Abate, Bagheria. Misilmerica, Angra d'Acqua. Quindi devi dire il sindaco che ho io, non che abbiamo noi, che ho io. No, che abbiamo noi della mia città, diciamo. Comunque io ho la soluzione per riparare il campo di Santa Flavia. Aiutaci. Ci vogliono 65.000 euro? 6.000, 7.000. Parliamo con i ragazzi del CEI. Chiamano il Papa. Torna un attimo qui, perché quando c'è il Papa a Palermo le cose le sistemano. Ah, vero. Organizzate la visita del Papa nello stadio del. Il Papa, dico, è dell'ordine dei Gesuiti. Ma poi il Papa sarà felice di andare nel campo a Santa Flavia e nel campo del Sant'Anna. Cioè, il Papa sarà contentissimo. Vabbè, proviamoci. Raccogliamo delle firme. Allora, Giuseppe, pensaci tu a questa cosa. Carichiamo di questa cosa. Vabbè, fatta, dai, andiamo. Altri problemi da risolvere? No, altri problemi da risolvere no. Però il CEI è importantissimo a Palermo, perché organizza ogni anno un torneo dedicato a Ninni Cassarà. Sì.
ed è un torneo che tutte le squadre di Palermo e provincia, penso anche qualche squadra da fuori provincia, partecipano a questo torneo volentieri, perché è una cosa veramente ben fatta. Sì, assolutamente sì, quest'anno tra l'altro sarà il ventennale dell'edizione del Cassarà, che il nostro presidente ha organizzato coinvolgendo la famiglia Cassarà, che è sempre presente durante la premiazione e durante il torneo. Dico, è un torneo dal valore, diciamo, umano importante, e quello che è il nostro compito, secondo me, che fa scuola calcio, settore giovanile, quindi ecco, staccandoci un po' dal calcio vero, dal calcio dei grandi, diciamo, non è importante il vincere la coppa che costa 20 euro, ma è spiegare a cosa stiamo dedicando il torneo. Quello secondo me è la cosa più importante, e a volte i ragazzi lo capiscono più dei grandi, perché qualche addetto ai lavori, qualche collega viene a giocare il torneo Ninni Cassarà per vincere il torneo Ninni Cassarà. La cosa che non devi fare è giocare per vincere il torneo Ninni Cassarà, perché partecipare al torneo Ninni Cassarà è vincere. Bravo. Perché ricordi qualcosa di importante per la tua città. Bravo. Perché in questa città, devo dire, qua diciamo, con me ha sfondato una porta aperta, è importante non dimenticare. E invece molti cercano di far dimenticare in fretta quello che succede. Diciamo che si pensa a volte più al calendario, alla partita, allo scontro, all'arrivare prima, all'arrivare secondo. Sicuramente, dico, non bisogna nascondersi, è una parte importante del calcio, e tutti sicuramente tengono a vincere un torneo, o che sia dedicato o che sia un torneo fatto in un periodo dell'anno in particolare. Però dico questo come diversi altri tornei, perché oltre al torneo Cassarà, da un paio d'anni è iniziato anche un torneo dedicato a Falcone e Borsellino. Quindi, diciamo, lo spirito deve essere un altro. L'importante è che la consapevolezza è che la mafia è una montagna di merda e sempre merda di mare. Questa è la cosa più importante per Palermo. E allora, Mario, voglio chiudere con te. Oggi il calcio è diventato TV, abbiamo il calcio in TV, pure nei telefonini ormai il calcio è diventato... Che diciamo, chi si occupa di musica ne soffre. Ne soffre, di chi diciamo la cosa come sta. Però il calcio, giusto, alla radio, ancora continua a resistere. Ma per forza, ma è la radio che resiste, è un apparecchio diverso la radio. La radio ha un suo fascino, la radio ti permette di fare quello che vuoi e ascoltare. Tra l'altro noi a Radio Time siamo la radio partner, quindi noi facciamo le radiocroniche delle partite del Palermo. Sì, vero. Dunque abbiamo il polso di quello che accade, quindi lo vedo con i nostri ascoltatori, c'è sempre una certa magia. Poi c'è Giuseppe D'Agostino, Massimo Pisciotta, che sono, diciamo, soprattutto D'Agostino, che è un'icona, diciamo, della radiocronaca, Massimo che tra l'altro è un espertissimo. E quindi è piacevole vedere, cioè, ascoltare questa partita, perché poi loro hanno la capacità veramente di farti vedere le zone del campo, i movimenti dei giocatori, hanno questa capacità narrativa che è bellissima, che è grande di tutti i telecronisti, i radiocronisti della storia naturalmente. Quindi la radio non può perdere da questo punto di vista. Se sei in macchina non la puoi seguire una partita in TV, ti serve la radio. Se sei in moto puoi ascoltarla, se stai andando a fare la spesa la domenica pomeriggio perché tua moglie ha detto vai a fare la spesa, ti metti il tuo cellulare auricolare, mica ti segui la TV o radio, un bel cronista che te la fa vivere e la radio. Perché la cosa bella della radio è poi immaginare l'azione. Esattamente. Non l'hai vista, quindi immagini quel gol come è stato. Sapendo, poi magari la sera lo vai a rivedere, però già hai capito, perché sono capaci proprio di fartela vivere, cioè ti senti quasi l'odore dell'erba quando ci sono dei bravi cronisti. Devo dire, non perché sia la mia radio, però la Radio Time, diciamo, i nostri cronisti D'Agostino e Pisciotta sono veramente molto bravi. Però hai detto una frase bella prima, perché la radio resiste. Hai detto la radio resiste. La radio resiste. La radio, perché secondo me la radio ancora è uno dei pochi posti dove talmente si può parlare liberamente. Certo. Senza che ti mettono il tappo in bocca. Però guarda che li subiamo, il tappo in bocca non si può sentire. Beh, soprattutto parli con me tappo in bocca. No, con te infatti. Cioè, divento pazzo. Ecco, ottieni l'esatto contrario. No, però la radio li subisce gli attacchi, diciamo dal mainstream, diciamo da quella che è la condizione generale, da quello che sta un po' uniformando tutti. Perché noi che siamo un po' più adulti vediamo un appiattimento, ma in realtà i giovani, gli adolescenti, i diciassettenni o i dodicenni stanno vivendo il loro momento, non si rendono conto che è in atto un cambiamento. Noi che abbiamo visto anche più di un cambiamento lo riconosciamo come tale, ma loro stanno vivendo il loro momento adesso, così come quando io avevo 17 anni, anni fa,
vedevo le cose in una certa maniera e mi piacevano determinate cose, magari i miei genitori mi dicevano: ma che ascolti, ma che fai, ma che programmi ti vedi, ma che film vai a vedere al cinema. Questo è normale. Oggi noi abbiamo un po' la sensazione, purtroppo quello che è successo nell'ultima settimana è un brutto campanello d'allarme, e allora tutti quelli come noi, io parlo per quelli come genitori, anche se i miei figli sono grandi, attenzione, questo sfera e basta è il demonio, ho sentito di tutto, è il demonio, è Satana. Queste cose c'erano ai tempi di Elvis Presley, c'era pure con Mozart. Nel 600 Mozart era una rivoluzione incomprensibile. Sì, 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 infatti. Ci sono sempre state. Loro stanno vivendo il loro momento. Il costume, la lingua che utilizzano è quella del loro momento. Quindi dobbiamo essere noi genitori a questo punto, anche se, ripeto, i miei figli sono molto più grandi, a capire come stargli accanto, come comunicare con i ragazzi. Perché se tu li perdi, loro vanno a una velocità che per noi è impossibile. Sì, sì, infatti, seguire. Cioè loro fanno, quello che loro fanno in 3 giorni, noi impiegheremmo una settimana, 10 giorni nel farlo, nel comprenderlo. Quindi devono essere genitori. Non demonizziamo i ragazzi, né tantomeno quelli che sono, non dico i loro idoli, che non penso che si tratti di idoli. Si tratta di personaggi che li affascinano perché gli piace la canzone, perché gli piace come si veste il personaggio. Ma stiamo accanto ai ragazzi. Ecco, questi attacchi che si ricevono nel cambio generazionale arrivano anche in radio, dove per fortuna ci sono persone capaci di mantenere le redini e stare al passo coi tempi, anche se loro la radio non l'ascoltano. Le giovani coppie non comprano una radio quando mettono su casa. Vero, hai ragione. E questo è un problema. Ecco perché la radio si salva quando guarda un po' più in lungo, e allora comincia a avere la tua app sul cellulare, il canale sul digitale terrestre, ci ti dà la possibilità di reperirla su internet, su quelli che sono i mezzi che loro utilizzano. Quindi chi si salva è chi ha l'occhio lungo. Concludiamo con un appello, allora comprate a casa e portate a casa una radio. Ma anche una piccola. Che è importante. Un transistor. E allora, radio. Il capitano, l'abbiamo il capitano? Sì, chi è? Dai. Chi è il capitano? Antonio, vieni, vieni, capitano. Dai, presentiamo. Allora, il capitano, come ti chiami? Antonio? Antonio, allora, cosa dici ai tuoi compagni prima di scendere in campo? Facciamo un discorso pure col mister, cerchiamo di incoraggiare la squadra, comunque stia andando bene. Abbiamo preso dei giocatori quest'estate come Morello, Gerfo, Buonomo. Stiamo continuando, speriamo di continuare a vincere. Sei di Bologna! Sei di Bologna, dove sei? Non sei di Palermo, sei di Bologna! Non dire come ha parlato! No, io mi immagino, come si chiama il capitano? Antonio, come ti chiami? Antonio. Antonio. Immagino Antonio che parla con i suoi compagni prima di entrare, allora. Vai, vai. Alleluia, alleluia. Fratelli e sorelle, cerchiamo di vincere questa partita. Lo spirito è un po' diverso, anche al Gonzaga. Comunque, no. Ragazzi, Antonio come capitano. Com'è? Com'è Antonio come capitano? Un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo. Allora, grazie Antonio. Fai salire un attimo lui. Ma sì, dai, vieni, vai. Rifagli la stessa domanda che hai fatto al capitano. Ok, allora. Facciamo finta che sei il capitano. Vieni, mettiti qua. Allora, ora devi rispondere. Fai finta che tu ti chiami? Samuel Morello. Samuel, non c'è bisogno di dire il cognome. No. Samuel. Allora, Samuel, quando prima di entrare in campo, cosa dice il tuo compagno? Ci incoraggiamo a vicenda. Fai che parli in maniera diversa, prima non parlava così. Quando era ci incoraggiamo a vicenda, facciamo il riscaldamento. Cosa? Cioè, tu sei il capitano, mi fai il discorso da capitano. Cioè Antonio è stato chiarissimo. Antonio è stato veramente capitano. Antonio si vede che è capitano. La differenza. Allora, fai finta che tu. Cosa dice tu? Scambiatevi un segno di pace. Di lottare su ogni pallone, cercando di vincerlo e fare una buona partita. Va bene, ok. Grazie ragazzi. Allora, grazie Antonio, grazie Samuel. Allora, grazie ragazzi del CEI, grazie a Giuseppe, grazie ad Angelo, grazie a Mario Caminita. Ricordiamo di mettere un mi piace alla pagina del Palab e soprattutto a quella anche di Futura Vision, dove poi troverete la puntata tutte le settimane. I nostri sponsor invece. Ringraziamo i nostri sponsor. No, ringraziamo i nostri sponsor, dobbiamo chiudere velocemente. Un saluto da Corrado Vitto e Claudio Fiscelli dal Palab. Ci vediamo su Futura Vision.